Allora, mini recensioni della lavatrice, quella portatile, che ho preso su Shein, per cui adesso la proviamo insieme e vediamo com'è, se va bene, se è utile e tantomeno se è buona. Qua abbiamo il caricatore per attaccarlo alla presa. Poi abbiamo i cestini che sono due, cioè due, è il cestino che poi tiriamo via dalla busta. Allora lo metto sulla sedia perché non so, non ci arriva la presa. Proviamo a vedere, a capire come si apre. Allora, è in inglese, però ci dovrebbe essere scritto che dobbiamo. Deve pressarlo. Ah, praticamente si alza così, tenendo una mano. Però almeno è un po' scomodo alzarlo così. Questo te lo puoi portare al manico, che lo puoi portare. Qua è dentro fatto così. Direi che è bella grande, sinceramente. L'unica cosa è che in italiano non c'è scritto, per cui è un po'. Adesso vediamo. Sì, come ho fatto io, di mettere la mano dentro e tirarlo su. In poche parole. E poi attaccarlo alla presa, quello l'ho capito. E poi ci sono i pulsanti che sono sotto, che sono questi qua. Allora, 5 minuti. Ah, qua fai 3 minuti, 2 minuti e giro. Per spegnere, tenere premuto 2 secondi. Allora vuol dire che io devo mettere dentro questo, che è il cestino per tenere fermo, forse. Ecco, vediamo, facciamo così. Ok, mettiamo questo dentro. Dato che vorrei provare a lavare le spugnette, che sono queste che sono sporche. Per adesso, poi proveremo con i calzini. Li mettiamo dentro. Allora, c'è scritto di mettere l'acqua, per cui la mettiamo un po'. Beh, un bel po', perché non basta, almeno fino a metà. Allora, ho messo l'acqua dentro a metà, perché va messa a metà da quello che ho capito. Ci ho messo anche detersivo per i piatti, ma credo detersivo per piatto o detersivo lavatrice, credo che uguale. Non lo so, non c'è scritto perché poi da tutte le parti, appunto, in inglese, e allora vabbè, proviamo a farla andare. Io però adesso ho messo solo questo. Il tubo l'ho legato qui perché c'è il tubo. Spero che non esce l'acqua. E mettiamo 3 minuti. Sulla sedia non è il massimo, dovrebbe fermarsi da solo.
vuol dire che dopo 3 minuti si spegne da sola, se no dopo 10 minuti o 5 minuti, dipende da... mamma mia! Direi che ho messo un po' troppo lavapiatti. Ops. Adesso devo andare in bagno e ovviamente tirare via la schiuma. Sì, sono stata anch'io un po' scema perché ne ho messo un po' troppo. Dovevo mettere una gaccettina e invece ho fatto la schiuma. Meglio andare in bagno a risolvere il problema. Allora, l'ho sciacquato. Ovviamente, per scolare l'acqua, eccetera, basta tirare via questo e fare così. E leva via tutta l'acqua, in poche parole. Però io l'ho sciacquato tutto perché ovviamente c'era un po' troppo schiuma. Risultato. Questo è un po' il risultato. Ovviamente mettendo solo quello per i piatti, secondo me è normale che non viene pulito. Dovremmo provare a vedere con i calzini. Per cui facciamo una prova. Tiro via queste, che forse allora, in teoria dovrebbero mettere su, però io direi di fare una prova con i calzini. Allora, ho rimesso l'acqua. Questa volta proviamo con i calzini, però un paio, così almeno vediamo. Non sono tanto sporchi, ma proviamo. E quasi quasi metto poco poco di ammorbidente, sperando che non fa la schiuma, perché ne ho messo poco poco, cioè neanche mezzo bicchiere, cioè proprio pochissima goccia, ma speriamo, perché se no accendiamo. Allora, ho finito, ha fatto un po' leggera schiuma, forse perché, però direi che funziona, cioè li lava e basta, poi forse potrebbe fare la centrifuga. Comunque, dietro qua c'è la cannuccia, voi fate così, c'è la cannuccia del tubo, e esce l'acqua. Esce tutta l'acqua da... Ecco, così lo vedete bene. Tutta l'acqua che c'è esce da sto tubo, senza che voi fate fatica. Adesso esce tutta. Calzini bagnati, però direi che l'ha puliti. Adesso proviamo a vedere senza mettere l'acqua se fa la tipo centrifuga. Facciamo sempre tre. Mettiamo a 3. Oh, sì, aggancio il tubo.
Ok, hai provato a fare la centrifuga. Sono ancora, diciamo, bagnati. Cioè, in poche parole, te li lava. Io ho provato lo stesso a farlo, ho detto, ma proviamo a vedere. E invece, comunque, sono bagnati. Un po' qualche, come avete visto prima, l'acqua però è scesa. Per cui li ha strizzati. Calcolate che ce n'è ancora, ma poca, per cui basta fare così e poi potete stenderle. Cioè, adesso le sciacquiamo e vi faccio vedere come si sciacqua e come si chiude. Allora, sciacquiamole normale sotto l'acqua. Allora, è facile perché con una mano la chiudete e diventa piatta. Infatti si asciuga, cioè si lava bene e anche veloce. E poi volendo potete portarla in giro. Ok, abbiamo visto se funziona e abbiamo visto se è utile, come hanno detto sia quelli che hanno fatto le recensioni sui video che ho visto un po' anche su YouTube e anche su Shein o su Amazon. Costa parecchio, diciamo che il prezzo costicchia un po', per cui direi di no. Allora, io su Shein, perché l'ho comprata su Shein, l'ho pagata 24 euro in promozione. Se no, costava sui 38, anche 50 euro, se non 100. Portatile è portatile, perché può servire quando vai al mare o anche da altre parti, perché poi alla fine si piega, eccetera. L'unico problema è che appunto lava e basta, perché alla fine non te li strizza le cose come una lavatrice vera. Sul prezzo non so se vale la pena, perché sinceramente per me è un po' troppo alto il prezzo. Però non è male perché funziona. Direi che l'ha lavato sia i calzini, cioè i calzini di più. Le spugne io ho provato, forse ho sbagliato perché devo mettere il detersivo e non quello per i piatti, di sicuro. Però cioè, è anche carina perché io l'ho scelta verde appunto perché costava poco, se non la volevo rosa o viola, non mi ricordo. Però anche così è un verde tipo chiaro, verde nero, non è male. Poi anche spaziosa, capiente, puoi mettere la maglietta o due o tre magliette, secondo me non ci sta così tanta roba, però diciamo che se sei in giro che vuoi lavarti le cose anche veloci o anche i costumi veloci che sei in giro, secondo me può essere utile. Questo sì, questo forse per i costumi che devi solo sciacquarli per la sabbia, così ci metti un po' di detersivo e via. Poi è anche facile perché chiudi con la piega, cioè la appiattisci,
la rimpicciolisci e diventa piccola, per cui ha voglia. E poi credo che anche per lo spazio non è male. La consiglio? Allora, per il prezzo no. Se era meno di 20 euro, forse sì. È utile? Sì, è utile, ma non è il massimo, cioè non è che sia tanto wow, che bella, la uso tutti i giorni, è un po' una via di mezzo. Cestino piccolino, si può ovviamente alzare, però è piccolino, non è che ci sta chissà cosa. Non so se ci stanno le magliette a questo punto. Non lo so, facile da sciacquare, facile da lavare. Vabbè, io ho esagerato un po' con la schiuma perché sì, ho esagerato, però essendo la prima volta, essendo che è la prima volta che la uso, che la voglio testare, è normale. Cioè, io ho messo appunto 2 gocce di detersivo, non pensavo che faceva così tanta schiuma e che andava così veloce, perché va proprio veloce. Poi a 10 minuti, 5 minuti, io non so se quei 10 minuti che poi lava, li lava bene. Questo non lo so perché non l'ho provato. Semmai in un blog proviamo a testarla ancora. Proverò a prendere 2 o 3 paia di calzini, però questa volta sporchi, e provo a fare 10 minuti o anche di più. Cioè 10 minuti ma più calzini. E vediamo poi se la differenza cambia e se veramente li pulisce, cioè lo sporco con un po' di detersivo, giustamente. Per cui non lo so, è carina, bella spaziosa da mettere dentro le cose. In come mi si sta scaricando la batteria, per cui si chiude così ed è molto comoda come si chiude. Per cui non lo so, per me è un così così, sono un po', forse perché devo provarla un bel po' di volte, non so se la userò così tanto, vi farò sapere nei vlog. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate, di tutto ovviamente, e fatemi sapere se voi l'avete presa, la state utilizzando e come vi trovate. Io l'ho presa per provare, per fare questa recensione qua.